Era stata approvata in consiglio comunale quest'estate la mozione Case a un euro presentata dal consigliere comunale Fabrizio Di Dio, un'iniziativa già avviata in altri comuni e che punta alla riqualificazione del centro storico attraverso il recupero di edifici che verrebbero così ristrutturati e messi in sicurezza dai nuovi acquirenti, un modo anche per attirare investimenti in città. Procedono intanto gli incontri con i professionisti che operano nel settore. Dopo aver effettuato un incontro con il dirigente della direzione seconda e con il vice sindaco a Mussomeli nel mese di novembre, proprio per confrontarci su come questa, misura, che poi è risultata vincente, è stata perseguita dal comune di Mussomeli, il dirigente ha preso degli spunti per lavorare su questa bozza di regolamento che aveva allegato. Nel frattempo ha sentito anche alcune categorie di agenti immobiliari, i quali hanno avuto un primo contatto, cioè formale, con appunto il dirigente, e successivamente si sono incontrati un paio di giorni fa, invitandomi per approfondire quelli che erano i vari articoli all'interno del regolamento e per verificare quali potessero essere eventualmente i punti da dover adattare al nostro territorio. Ho visto che c'era molto entusiasmo da parte di almeno 10 agenti immobiliari, e questo è sicuramente un punto di forza, perché ritengo che agenzie immobiliari e notai sono quelle che, il primo passaggio burocratico che si effettua nell'andare ad acquistare queste case un euro. Molta gente è interessata a donare, chiamiamola donazione, o comunque vendita, queste case spesse volte abbandonate, spesse volte pericolanti, e dall'altro canto anche delle richieste da parte di amici che vivono fuori, che vivono a nord Italia, che mi chiedono, che sono molto interessati. Quindi, se riusciamo ad unire domanda e offerta, io sono convinto che un primo step per quanto riguarda la, riqualificazione potrebbe essere sicuramente importante. In fase di definizione dunque gli ultimi dettagli e modifiche alla bozza di regolamento per poi tornare in consiglio comunale. Tutto questo è gestito dalla direzione seconda, che all'interno sta portando le opportune, modifiche e o integrazioni che potrebbero essere utili. Il regolamento passerà dalle commissioni competenti e poi ritornerà per essere approvato, allegato alla mozione che è stata approvata nel mese di luglio. Ritengo che i tempi sono maturi, dobbiamo sbrigarci.